Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick e voi siete su Gamerstar TV. Come vedete, oggi siamo su Forza Horizon 4 e quest'oggi ci sarà un duello. Vi siete mai chiesti quei furgoni da film, quanto vanno lenti, che la gente ci scappa sopra, i criminali scappano con questi furgoni, la polizia non li riesce a prendere, sono velocissimi e poi le vai a guidare su Forza Horizon e ti ritrovi questo. Io sono a tavoletta e accelera a malapena in salita. Come fanno i criminali a scappare su questo coso? È questo che una cosa che mi sono sempre chiesta, cioè, loro riescono a scappare dalla polizia, andare velocissimi a seminarli su questi. Com'è possibile? E soprattutto, qual è il più veloce fra questo GMC e il Ford Transit che andiamo a prendere tra poco? Oggi quindi il nostro obiettivo è fare appunto questo duello tutto americano, perché sia la GMC che la Ford sono americane, tra questo furgone bello grigio, noioso, veramente noiosissimo della GMC e il Ford Transit. Quello che andremo a fare è prendere i due veicoli, fare una gara di accelerazione, ovviamente in maniera separata perché sono da solo e di certo non posso. Mamma mia! Perfetto, l'ho già ammaccato. E di certo non posso guidare due auto contemporaneamente. Quindi, piano piano dovremo riuscire ad arrivare alla pista di accelerazione. Faremo una gara di accelerazione con questo. Poi andremo con l'altro e vediamo a stock chi è più veloce. Ma ve lo dico già, è il Ford Transit, perché questo è di categoria D100, quell'altro è D400. Quindi sicuramente il Ford Transit è più veloce a stock. Modificati con un bel engine swap e la potenza tirata su al massimo, chi lo sa. Quello che andremo adesso a vedere è quanto fa di accelerazione da 0 a 100, quanto tempo ci mette ad arrivare all'autovelox in fondo alla pista e poi vediamo se riusciamo ad andare anche a fare un test di velocità massima. Stessa cosa poi lo faremo con il Ford Transit e vedremo chi dei due è più veloce prima e dopo. Allora, mettiamoci bene in fondo. Mamma mia, sentite il rombo. Mamma mia. Ok, andiamo. Uno 0 a 100 fulminante. Circa una settimana e mezzo. Non c'è neanche arrivato a 100 ancora. 100. 110, 115 almeno, 116,81. Lo 0 a 100 non lo posso sapere finché non edito il video. La quarta. Ok, abbiamo appurato che più di 160 non fa. Va bene, torniamo a casa. 193, adesso ricomincia la salita. Merda. Perché questa autostrada è così in salita? Ma che cazzo di clacson è? Ora me lo metto anch'io. Dai, dai, 200, 200, 200, 200, 200, 200. 200. E via! Ma sicuramente questo qua ci mette meno, sia da 0 a 100 che di velocità massima. Prima avevamo fatto i 116. No, no, questo qua va nettamente, nettamente di più. 128 e 18. Vabbè, 12 all'ora l'abbiamo fatto in più. Ora torniamo al festival e andiamo a modificarli. Modifichiamo il GMC. Come vedete è abbastanza brutto, noioso, antipatico. Quindi questo è il nostro GMC col motore stock, che è arrivato ad AS 8 781. Porca miseria, col motore stock. Poi dopo proveremo a mettergli il 6 litri 5 V12 e vediamo con quello quanto cammina. Intanto vediamo con questo. Ok. Nonostante la pioggia, che sicuramente ci peggiorerà lo 0 a 100. E beh, è bello veloce. 160, dai 200. No, non riesco a fare i 200. 188. Lasciamogli anche le cose così. Lasciamogli anche il colorino di Natale che ti dice buon Natale a tutti.
755, l'altro era 781, quindi in realtà come punti prestazione ci è più o meno arrivato. Però l'auto, l'altro mi pareva avesse molta più potenza. Questo è più leggero, quindi evidentemente il calcolatore di prestazioni conta il fatto che questo magari in curva tiene di più. E si sente. E mi sa che anche in velocità massima adesso qui da questo autovelox sarà molto minore. 150, 160, l'altro è arrivato a 180. 173, l'altro è arrivato a 188, mi pare. Quindi, sì, in questo momento le carte si sono ribaltate. Questo è più lento. Ora, andiamo un attimo in autostrada. 226. 240. Va di più adesso perché siamo in discesa sicuramente. 255, 260, 262, 264, 270 non ce la fai a farli, eh? E adesso poi ci sono le salite oltre che le curve. 264 km/h. Che direi che per un Ford Transit sono già abbastanza. Sta perdendo velocità adesso. 240, 250. Dai, mi sa che vince il Transit. 255, non riesco a fargli fare più di 255. 791. Ma tanto so già che arriva a 1130, perché dovrebbe arrivare come l'altra volta a 1130. 1130 per 1800 kg di peso. Bene, quindi abbiamo adesso 1400 cavalli, un po' come la Dodge Charger del 69. Però questa qua non è una Dodge Charger, ma è un furgone. Quindi adesso vedremo se è in grado di volare e di raggiungere veramente velocità elevatissime. Per il drifting è fantastico. Ops. Quanto va? Sì, comunque slitta tantissimo. Non riesco a farlo andare dritto. 251. Porca di quella vacca. È un missile. Allora, abbiamo 776 kW, che sono all'incirca 1000 cavalli. L'altro ne ha 1130 di kW, quindi in realtà il Ford Transit è molto, molto meno potente. Però pesa anche un centinaio di chili di meno. E sembra che comunque a livello di aerodinamica sia migliore, perché prima, nonostante avesse 289 kW e il GMC ne avesse 410, il Ford Transit è stato più veloce come velocità massima. Questo perché evidentemente come aerodinamica è migliore. Quindi chi lo sa chi può vincere. Secondo me questa prova qua la può vincere il GMC. Per fare drifting è fantastico. Come accelerazione il GMC è sempre migliore. C'è poco da fare. Vediamo se questo riesce a recuperare qualcosa, ma è parecchio indietro. 228, l'altro ha fatto i 251. Ok. 250. 290. Furgone dei gelati in arrivo. Non è stabilissimo. 3.30, 3.40, 3.50, 3.55, 3.56, 3.57, 3.57. Dai, 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 dai. Ok, in sesta ci siamo. Non posso guardare il tachimetro, perché sennò l'auto qua mi fa casino. Ok, molto meglio.
3.30, 3.40, 3.50. Non ce la fa. 3.52, 3.53. Ok, ok. Ok, signori. Ok, ragazzi, magari. Direi che abbiamo stabilito chi è il vincitore. Il vincitore è il Ford Transit, che quindi è il più veloce furgone. Eccolo qua il Ford Transit. Il più veloce furgone per trasportare cose. Va bene. Quindi quello è più veloce. Non proprio quello, però quello è più veloce. Questo è più rapido per accelerare da 0 a 100 e anche per accelerare anche fino a, secondo me, a 300. Perché ti sei... Ma che cazzo? Oh, cosa fai? Sto cercando di fare una chiusura del video con te, scemo. Ora ci facciamo anche una bella fotina assieme e noi ci rivediamo a un prossimo video. Bella, ragazzi.